Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per chi ha visto il video precedente a questo, diciamo che già saprà qual è il tutorial di oggi, dato che vi ho fatto vedere un'anteprima, però sarà su un altro quadro, cioè sarà la stessa cosa però su un altro quadro e vi faccio vedere il risultato. Questo è il risultato del lavoro che andremo a fare oggi. Sono veramente contentissima, non avevo mai fatto qualcosa di così, diciamo, articolato, più con più fasi, più complicato, ma nello stesso tempo anche un po' più delicato. Sono contentissima, veramente contentissima di aver potuto avere l'opportunità di poter realizzare una creazione del genere. Ovviamente ringrazio la committente di avermi appunto commissionato una creazione del genere, perché veramente mi sono divertita tantissimo. Le farfalline sono anche in pasta polimerica come la nostra fatina e il resto è tutto dipinto. Bando alle ciance, vediamo subito cosa ci occorrerà per realizzare questa creazione. Per prima cosa ci servirà la terra cartonata, ovviamente non ne ho più perché le ho utilizzate entrambi. Comunque dietro è semplice cartoncino e davanti è tela ed è molto più pratica. Io vi consiglio questa, in caso contrario potete utilizzare anche la tela normalissima. Poi ci serviranno gli acrilici. Ovviamente, essendo un video lungo, non posso elencarvi tutti i colori che utilizzerò, però dal video potrete capire. Utilizzerò Fimo Liquid Mod Podge e la mia bellissima resina UV della Resin Pro, la UV Creation, con la sua torcia a raggio UV. Come paste polimeriche utilizzerò il bianco, il color carne, utilizzerò il rosa, il fucsia, il nero, il color avorio e il trasparente. Poi i soliti attrezzi e in più pennelli di varie dimensioni, da quelle più grosse a quelle più fine come queste e grosse più anche più di queste per fare un po' lo sfondo e sbrigarmi più che altro. Poi utilizzerò tre di questi fili qui di ferro, però color oro, e infine utilizzerò queste applicazioni, ovvero questi glitter, queste paillette iridescenti insieme a queste scagliette iridescenti sempre, e poi questi pigmenti, ovvero questo qui per l'incarnato e questi due per le ali, il giallo e il rosa. E questo era tutto, si fa per dire, perché era un botto di cose da utilizzare, però per realizzare tutto ciò ho avuto bisogno davvero di un sacco di materiali. Io spero tantissimo che questo video vi piaccia, vi sia utile. Se farete una cosa del genere vorrei tantissimo che mi taggaste, perché sarei veramente contentissima di vedere i vostri lavori. Io come sempre vi ringrazio davvero di cuore di aver visto questo video, di seguirmi sempre, e un bel pollicino in su se il video vi è piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Se volete acquistare potete contattarmi via email, però non adesso perché io ho chiuso i battenti, se ne parla a gennaio. E se volete acquistare anche nel mio Etsy shop potete farlo, e lì vedrete un po' tutto quello che mi è rimasto più che altro. E se volete seguitemi anche nei miei social Facebook ed Instagram, dove vi aggiorno sempre sulle nuove creazioni. Io vi mando un grande bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!